Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here today and introduce you to this Terra Madre Forum dedicated on the topic of grains. I will just give you the welcome from the Slow Food side. I'm Carolina, and I'm following this work on grains since the past year. I will give you just a few technical advices before we start. The forum is in a webinar mode, so your microphone and webcams are correctly off. The speakers will present their contribution among 45 minutes, and there will be time for questions. In the meantime, you can tap your questions in the chat, and the moderator will then address them to the participants. Today, we have the translation service on for English language and French and Italian. You just have to click on the icon of the world on the bottom of the screen and select your language. Be careful that to listen to the Italian language, you have to select Korean. So I won't be any longer and give the floor to our moderator, Domenico Pontillo from Slow Food Campania. Thank you, Domenico, and enjoy the webinar. Salve a tutti, buongiorno, grazie della vostra presenza a questo forum. Un ringraziamento ai relatori che ci terranno compagnia in quest'ora, il professore Giuseppe Marotta, il professore Andrew Calabrese, Sudana Zenut, Antonio Pellegrino e il professore Francesco Sottile. Mi presento, appunto, sono Mimmo Pontillo, membro dell'esecutivo regionale di Slow Food Campania, coordino l'evento Semenzia che si svolge in Campania da alcuni anni e che riguarda i grani tradizionali. Con questo forum, appunto, vorremmo oggi parlare di quello che sta succedendo nella produzione di queste filiere. Una produzione, un cibo che per il suo valore rappresenta uno degli strumenti per un cambio di paradigma dell'agricoltura e dei sistemi locali del cibo, un alleato della nostra salute, un alleato del pianeta che si trova oggi ad affrontare emergenze ambientali ormai non più rimandabili. Il ritorno alla produzione dei cereali tradizionali potrebbe avere risvolti sociali importanti, in particolare nelle aree rurali più in difficoltà, che si trovano appunto oggi ad affrontare e a fronteggiare sempre di più un fenomeno di abbandono.
Stiamo assistendo da alcuni anni ad un forte ritorno alla coltivazione di questi cereali e a un progressivo aumento del loro consumo. Questo è il frutto di una sensibilità crescente dei consumatori coproduttori, soprattutto in quest'ultimo anno di pandemia. Il rischio è che questi tentativi, che sono nati dal basso, da piccoli produttori, da piccole comunità, possano essere vanificati da opportunismi e logiche di mercato che poco hanno a che fare con il valore etico e sociale di questi progetti. Occorre aiutare i produttori a trovare le giuste alternative a un'agricoltura di tipo industriale che sta facendo danni al pianeta e all'agricoltura familiare. Gli agricoltori hanno capito della necessità di uscire dai soliti circuiti commerciali che li hanno resi l'anello più debole della catena. Essi vogliono rimanere aggrappati alle loro aziende e ai loro territori. Di questo nuovo modello di produzione però sappiamo ancora troppo poco. Un fenomeno ancora non molto studiato, che ha i suoi punti di criticità e per questo ha bisogno di essere condiviso, supportato e approfondito. Su questo versante ci sono numerosi progetti e iniziative di promozione e valorizzazione dei grani tradizionali. Per ricordarne alcune, appunto, alcune iniziative di Slow Food come Semenzia, che in Campania ogni anno raccoglie e chiama alla raccolta gli attori di queste filiere dei grani tradizionali, e tanti altri eventi che si svolgono nel mondo. In questi incontri ci siamo resi conto comunque che il percorso di conoscenza e di condivisione delle esperienze di produttori, mugnai, cuochi, panificatori, pastai, pizzaioli, aveva ancora il bisogno di andare oltre. C'era bisogno di rimanere costantemente in contatto. C'era bisogno di una rete che facesse sentire tutti i produttori uniti, capaci di aiutarsi a vicenda, di sentirsi attori di un progetto di una dimensione che andava oltre il proprio territorio, di un progetto planetario. Ecco, da qui l'idea della costituzione di una rete internazionale Slow Grain, per la quale appunto siamo qui oggi. Nell'edizione di Semenzia 2020 è già nata una prima rete italiana che vede coinvolte circa 40 comunità distribuite sul territorio, che hanno anche redatto in quest'ultimo anno un primo manifesto di intenti. Comunque andiamo adesso agli interventi. Iniziamo subito appunto con il primo relatore e raccomandiamo appunto ai relatori di restare nei tempi loro assegnati, così avremo tutta la possibilità di svolgere anche le domande alla fine dell'incontro. Allora, il professore Giuseppe Marotta dell'Università degli Studi del Sannio, responsabile scientifico del progetto operativo di innovazione per i grani antichi. Parlavamo, professore, della necessità di studiare, di approfondire, di chiaramente di capire meglio quali sono i meccanismi che regolano appunto queste microfiliere. Soprattutto, ecco, anche da un punto di vista delle innovazioni che è possibile introdurre all'interno di queste filiere agricole. Prego, professore. Good evening. Before to start my presentation, I would like to thank Slow Food for inviting me to take this presentation, to present POICA project. POICA project for the traditional wheats is innovation project for a sustainable future for the inner areas. Now I explain you the context from which the project take off. In the last two decades, we have been the grow some interesting topic. We have new attention for environmental sustainability, for the link between food and health, for rurality. We mean traditional culture in rural area. In general, for great attention for quality of life. These new social needs implement a consumption approach named critical and responsible consumption
consumption model. This new model poses new demand to the agricultural product, the healthy, functional, ethical product, safety food, local and traditional products, eco-friendly food, social quality food. We mean social quality products that include immaterial attributes like inclusion, like sustainability. In this scenario open new market opportunities for the traditional wheat. In front of these opportunities, farm present some weakness. The farm that produce traditional wheats are a very small farm that operate in, they are localized in inner areas with serious development problems. They offer very small production, and this generate distribution, asymmetric distribution. So income discourage investment and innovation, discourage generational change, and we have the risk of abandon of activity by farmers with a negative repercussion on the protection of the territory and the biodiversity and on the future of the farm, the abandon of activity in general. This generates a possible opportunistic behavior by economic agent driven in the high market potentiality. The project want to be an answer, a new useful answer to cope this risk, the risk of abandon of activity, and contextually to catch the market opportunities with the two principal objectives. The first is to define a model of a file sharing value along the supply chain to balance the asymmetric the distribution along the supply chain and assure the just price to at the farm level. The second objective is to promote a local food system based on the traditional wheat, useful to relaunch the supply chain, to relaunch the local economy. Partner of a project at the research phase, we have two universities, Sani University of Benevento and Federico II University from Naples, one public research center, CREA from Foggia, one private research center, ARCA 2010. At the experimental phase, we have four farms and two mills. At the dissemination of result, we have a slow food Campania. The project implement four principal activities. The first is the genetic and technological characterization aimed to homogenizing and standardizing the technological processes in the farms and in the first transformation phase. The second is the realization of quality and traceability regime through a blockchain technology, the definition of willingness to pay of the citizen consumers for the flour and the traditional wheat. And finally, the definition of a fair shared value model to ensure the right price at the farm level. Connected to this activity, we expected the following results. The first is the genetic characterization of traditional wheat and flours to allow the registration in the regional register of the traditional wheat. This is an important step to valorize economically and commercially this kind of wheat. The second result is the definition of two governance models for the long wheat supply chain. The project promote a co-op model for the farms, so the farms
can enhance through the COP model, enhance their market power, and they can generate a transformation inside of a farm, first and the second transformation. So the farm can capture more value created by this supply chain. The second model is a contractual model to balance, to regulate the exchange along the supply chain. So we have a fire shared value model, and we can assure right price to farm level. So we have the definition, a governance model for a short food supply chain too. The project aims to create a local food systems where farmers and citizens consumers become co-producers, co-managers, and of the local micro wheat supply chains. The local food system are a market local space where farmers and citizens and meat, where farmers organize direct sale, farmer markets, agritourism, rural tourism. Farmers create with a local network together typical local restaurants to promote, to enhance, to valorize their production. So this is this objective is to create a local micro wheat supply chain. This is a flag for the slow food campania, and the project wanted to please our important partner. Finally, the project wanted to define the policy demand to realize the COP model and the local food model for the traditional wheat. The policy demand to put to at regional level, to put to regional rural program from 2021 to 2027. Thank you for attention. Grazie al professore Marotta, che chiaramente ha concentrato l'attenzione sulla situazione italiana, che necessita appunto uno studio che parta già da un modello organizzativo nuovo e quindi anche da una ripartizione del valore all'interno della filiera. Ora andiamo lontano, andiamo negli Stati Uniti. Il nostro secondo ospite, diamo il benvenuto a Andrew Calabrese, professore presso il College di Media, Comunicazione e Informazione dell'Università del Colorado. È attivista in diverse organizzazioni legate alla difesa del cibo negli Stati Uniti, è attivista anche su argomenti specifici, diciamo, di slow food. Il professore Calabrese porta avanti il suo impegno anche sui cereali tradizionali, essendo anche fondatore dei Colorado Grain Chain, un'associazione, una comunità di agricoltori, cuochi, consumatori che in qualche modo supportano, diciamo, queste microfiliere nascenti. Vorremmo chiedere appunto al professore come dal suo osservatorio vede lo sviluppo di queste filiere negli Stati Uniti e cosa sta succedendo lì da voi e soprattutto quali prospettive ci sono per il futuro di questi grani. Prego, professore. Thank you. I want to apologize for arriving late and not recognizing that we're still 7 hours apart and not eight. We had a time change and I was prepared for an hour later arrival at this event. I'm very, very sorry for, I had more slides I was going to show you, but I won't be able to because of my having waited to the last minute to prepare them. But with that said, I have my presentation. I wanted to share with you some thoughts about what is happening in the United States and give you some perspective on what is happening. In the United States, it's been going on for more than a decade now, where people have been rediscovering particularly wheats that are heritage varieties and ancient varieties,
and growing them out and trying to make it possible for more farmers to grow them. And the organization that I'm involved in, one of the organizations, is called the Colorado Grain Chain. The Colorado Grain Chain is one of several organizations that are attempting to build regional capacity for grain production by working with farmers, working with millers, maltsters, brewers, distillers, bakers, and trying to figure out what are some of the best ways to work around the existing commodity grain system. The motto, I don't know if you can see my picture here. The motto of the Colorado Grain Chain is community, not commodity. And the idea is that relationships have been destroyed among these various links in the grain chain, and that this is an economic, a political, and a cultural problem. So you can see why with one of the people who I've interviewed in the film that I'm making, referenced on the left here, Grain Changers, is the director of the Bread Lab in Washington. His name is Steve Jones. Some of you may be familiar with him. His work is involved in developing, not through genetic modification, but through plant breeding, traditional plant breeding, various types of wheat and other grains, oats, buckwheat, grana saraceno, and rye, barley. He's works for the university, or Washington State University, in the state of Washington in the Pacific Northwest. And what he develops is grains that are suitable to the changing climate and changing soil and water availability, soil capacity and water availability, which is, as everywhere, changing significantly. And I bring that up because it's in contrast to the idea of heritage grains. One of the things that is very popular with grain chains in the United States, there's one in Maine, there's one in Arizona, there are ones in California, there are ones in the southeastern United States and North Carolina. And these are, like the Colorado Grain Chain, have attempted to create these relationships I'm describing that are very young. This was mentioned by my predecessor, very young, and because of how young they are, also very fragile, because we're at a point right now where there's a lot of discussion, political discussion, about whether GMO wheat will become a reality. It isn't, in market terms, it's not a reality yet in the United States. It could become that, and it could have fairly harmful effects on the efforts to develop the more, land race varieties, heritage varieties, ancient varieties like Emmer, Spelt, Einkorn, Kamut, as well as many of the ones that are of the kind that are being bred for climate change at the present time. So because of that, this focus on heritage varieties is in the foreground in the United States. I'm showing you a stamp that was from 1974 that celebrates a particular variety of heritage wheat that came to the United States called Turkey Red. It came from Crimea,
And it was brought here by Mennonite farmers, a religious minority in, it was a religious minority in Russia. They were pacifists. They were they fled Russia in order to come to the United States, and they started farming in Kansas. This is a 1974 stamp that celebrates the 100th anniversary of the arrival of Turkey red wheat in this country. The time of the Great Depression, when the Dust Bowl happened and soil erosion happened everywhere because of poor farming methods, monoculture in particular, as a culture in the United States, has it was not long after that in the 40s and in the 50s, research, alternative research on wheat production, a significant reduction in the biodiversity of wheat in this country. And in other countries because of the export of Green Revolution varieties. With that, we've seen a pushback, both because of the methods and the land concentration, along with the Green Revolution came the rise of land rather than less focus on commodity wheat. So what we're seeing now in Colorado is an attempt to diverge. So this variety that I mentioned to you, Turkey Red, has now been imported into Colorado, and a number of small farmers are now growing it. And a lot of it's for these small scale grain chains is premised on a production method of small milling operations that serve multiple farmers and multiples. There's a rise in new malting operations here in Colorado that serve brewers and distillers. And I'll stop there. My apologies for the late arrival. Grazie Andri. Anche tu confermi che stiamo lavorando su tanti settori diversi, tutti che si concentrano appunto sullo sviluppo di questi grani tradizionali, dalla genetica all'aspetto economico, l'aspetto etico-sociale, o meglio, diciamo che i prossimi due interventi saranno per portare avanti progetti concreti di recupero della biodiversità e di creazione di valore economico all'interno delle proprie comunità. Ora è il momento di e coordinatrice della comunità Slow Food di Kissan, attivista di Slow Food. En fait, le petit épeautre, c'est l'ancêtre du blé. On a pu certifier nos terrains en biologique aussi parce que tout ce qui est aliment pour nous est lié à la santé. Et un produit biologique, effectivement, il n'y a pas d'équivalence, surtout qu'en ce moment, on voit se développer des maladies. Des maladies, je dirais, de pays du Nord. Le pourtour méditerranéen a une qualité de produit qui, normalement, elle doit sauvegarder sa santé. Il y a l'ail, l'oignon, l'huile d'olive, les céréales. Mais ces dernières années, on a vu que même dans les campagnes, les maladies comme le cancer, maladies cardiovasculaires, ça commence à se développer. Et pourquoi? Tout simplement à cause des produits chimiques. Et un blé, quand vous mesurez la qualité nutritionnelle du blé, il n'a plus les mêmes valeurs au niveau protéines, au niveau les minéraux, les vitamines, etc. Là, au début, donc, on a vu un peu où on est situé. Maintenant, je vais vous parler de la conduite de nos cultures. Effectivement, on applique l'agroécologie et on applique, en fait, c'est les techniques anciennes. Si on voit l'image numéro 2, la culture des céréales et des légumineuses sont entre les arbres fruitiers, notamment l'olivier qui est en dominance ici. Et là, je voulais vous parler, la photo numéro 1, c'est très intéressant parce que
Là, c'est le petit épeautre qui a été pris, il y a les photos d'il y a une semaine, début avril. Ce qui est intéressant, c'est la photo numéro 1 et la photo numéro 3. En fait, la photo numéro 1 et la photo numéro 3, c'est les mêmes. Et si vous voyez la photo numéro 2, il y a deux sortes. On a l'impression que c'est deux sortes de cultures, mais c'est en fait le petit épeautre qui a été semé en même temps. Puisque nous sommes dans un site montagneux, il y a le phénomène d'érosion qu'on essaye aussi de diminuer. Et le phénomène d'érosion, donc il y a moins de fertilité, nos rendements sont faibles. Et là, c'est une expérience avec le grignon. La photo numéro 3, où il y a un peu plus vert, là où vous voyez plus vert, c'est en fait une zone où on a épandé, on a fait l'épandage du grignon avec des margines, il y a une année. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu cet épandage. Et le résultat de la fertilisation, notamment, on le voit nettement que grâce au grignon qui a été déposé il y a un an, on voit que le petit épeautre a très bien pris. Il a mieux pris que de l'autre côté. Et c'est le résultat de la photo numéro 1. Le petit épeautre est comme ça, celui où on a mis le grignon. L'autre, il est un peu moins. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les semences anciennes, ça, on doit toujours garder ça en tête, les semences anciennes s'adaptent mieux. Par la simple raison, il n'y a pas de produits d'herbicides. On ne met pas d'herbicides. Tous nos terrains sont certifiés bio. Et pourtant, on ne voit pas les adventices venir déranger les blés. Là, on voit le petit épeautre, mais on a fait des expériences avec d'autres blés anciens. Et c'est la même chose. On n'a pas besoin d'utiliser des herbicides. Et ça veut dire que les semences sont plus rustiques, sont plus présentes, etc. La photo numéro 4, aussi c'est un savoir ancien des Jbala, de notre tribu, c'est un peu l'association avec les légumineuses. Ça, c'est une photo qui a été prise au tout début, je pense que c'est le mois de janvier, décembre plutôt. C'est les fèves en association avec les céréales. Et là aussi, c'est très important aussi de mettre des associations légumineuses céréales. Aussi, les rotations de culture. Par exemple, jamais il faut mettre céréales après céréales. Ça, les gens le savent, les vrais agriculteurs, les anciens, les agroécologistes le savent. Puisqu'on ne met pas, et on a, par exemple, le compost dans la ferme, on le fabrique, mais en quantité qui n'est pas suffisante pour la céréaculture. Donc, on va le mettre surtout au niveau du maraîchage, en auto-consommation. Par contre, pour la céréaculture, les taux de fertilité sont moindres parce qu'on ne met rien. Et on essaye de pallier à cela avec les bonnes rotations de culture. On aurait aimé aussi aller vers le semi-direct sous couvert végétal. Il n'y a pas mieux. Mais là, on n'a pas encore, bien sûr, de semoir, etc. On essaie de voir. Mais l'idéal serait de faire des céréales avec des semis directs sous couvert végétal. Donc, voilà un peu nos conduites de culture actuellement. Et je vous assure que ça marche. Par contre, les gens qui vont vers la chimie, vers les semences qui ne sont pas anciennes, locales, adaptées, chaque année, ils introduisent d'autres produits chimiques et ils sont avec 10 produits chimiques pour traiter les blés. C'est catastrophique. La photo d'avant, avant celle-là, cultiver les céréales, voilà. Alors, cette photo-là, c'est nos réalisations un peu. Donc, on a valorisé le petit épeautre. Donc, on l'a valorisé avec un packaging, un produit fini en graines et en farine. Et aussi, la photo où il y a une construction, pour moi, la valorisation de produits, elle est liée à la valorisation des savoir-faire. Là, on a construit donc un grenier traditionnel, parce que le savoir-faire aussi local, on a perdu les semences et on a perdu le savoir-faire traditionnel. Et on essaye de faire revivre en parallèle cela, les semences anciennes avec le savoir traditionnel. Là, c'est un grenier traditionnel qui existait normalement dans le top, qui ont disparu. Et maintenant, on l'a fait, ça date du mois d'avril aussi,
Et le grenier, on revient à la photo d'après, voilà. Ce grenier-là, il n'est pas finalisé. On va le finaliser avec un enduit. Scusa, Soad. C'est construit. Pardon? Se puoi andare alla conclusione, grazie, scusami. Conclusion, voilà. C'est un grenier traditionnel où il y a deux phases, c'est les légumineuses et les céréales. Et là, cultiver les céréales anciennes, c'est se nourrir en gardant la santé. On est convaincu. Je vous remercie de votre attention. Grazie, Suad. Molto, molto interessante. Passo la parola adesso ad Antonio Pellegrini. Passo la parola, dicevo, ad Antonio Pellegrino, membro della comunità del cibo del grano di Caselle in Pittari, nel Cilento, e presidente della cooperativa Terra di Resilienza. I giovani di questa cooperativa hanno deciso di investire e puntare sul valore dei propri territori. Producono cereali tradizionali con un attento lavoro di recupero della biodiversità. E ora si sono anche hanno mirato appunto anche alla produzione delle farine, pertanto hanno costruito un mulino. Una storia molto interessante, basata soprattutto sulle relazioni umane. A te, Antonio. Buonasera, grazie Mimmo. Condivido la presentazione. Ok. Buonasera, parto da questa slide per raccontare in qualche modo come è iniziata il nostro percorso, la nostra storia. Una storia di ritorno, ovviamente un ritorno non incentrato solo nella dimensione folclorica e nostalgica, però tutto è partito da questo palio del grano che vedete nelle immagini. È una gara della mietitura a mano del grano che facciamo a Caselle in Pittari da 17 anni. E la nostra generazione che ha dato il via in modo creativo a questa storia, in realtà era una generazione che necessitava di identità, di una determinazione di senso del proprio, spaesati come eravamo e come in qualche modo restiamo nell'Appennino calabro-lucano. Quindi il palio del grano è stata una focaglia con cui abbiamo riabilitato una serie di saperi e di pratiche. Soprattutto abbiamo attivato un sistema di convivialità dove la festa era rappresentata dal lavoro e dalla condivisione del lavoro. E diciamo che dentro questa cosa poi siamo riusciti a mettere in pratica una serie di meccanismi che oggi siamo solerti chiamare innovazioni, no? Le innovazioni tecnologiche, ma soprattutto quelle sociali. Una delle prime innovazioni, ovviamente dando vita pure al palio nella sua idea di festa, è stata quella della Biblioteca del Grano. La Biblioteca del Grano è un campo parcellare, tecnicamente, un campo parcellare dove dal 2008 siamo partiti con 4 varietà. Nella biblioteca di quest'anno ne sono state seminate una 90 più o meno, diciamo. Ma come vedete da questa foto, in questo sole, questa è la Biblioteca del Grano dell'anno scorso, ci giochiamo così, un modo anche per dare un senso di bellezza alle cose che facciamo, è un modo nostro per ritrovare una dimensione di prossimità col grano, al di là del nome, al di là del nomos, di quella che invece è la tendenza che è importante come approccio, come riscoperta, che però poi se ci si ferma a quello, al packaging, allo storytelling, alla comunicazione, al nome senza un senso strutturato in chiave di conoscenza proprio di pratica culturale, sembra così, una roba diciamo che è lontana dai processi reali. Quindi per noi la biblioteca è il campo della scuola, il campo della ricerca, ricerca scientifica, ma anche ricerca proprio pratica, ricerca proprio di un avvicinamento a una conoscenza diretta fatta di concretezza. E diciamo quindi la biblioteca diventa il lavoro con il quale abbiamo messo in moto dei meccanismi di recupero e di conoscenze di queste varietà, e poi nel 2012 abbiamo costituito la cooperativa sociale Terra di Resilienza. Nel nome c'era e c'è questa volontà di dire con forza e convinzione che non siamo nei territori dello svantaggio, ma che siamo nei territori del vantaggio.
Questa era la nostra idea di resilienza quando ci siamo costituiti e resta la stessa, per questo facciamo pure una cooperativa sociale. Cioè l'agricoltura è lo scenario ideale per tenere in piedi un modello comunitario, in una dimensione di prossimità. Quindi, essendo pure una generazione avvezzi allo studio e quindi essendo usciti di casa, però in qualche modo avendo anche una radice forte di natura contadina e pastorale, diciamo che questa è stata la possibilità poi di sperimentare in concreto il ritorno e di fare delle sperimentazioni importanti, sperimentazioni che riattivavano il nostro però in una logica innovativa, quindi non solo una dimensione emotiva, non solo una memoria del pane, la memoria del pane della nonna, del pane della mamma, il campo di grano, cioè non solo quella memoria emotiva, ma anche una memoria che diventasse forza, forza propulsiva. E quindi il recupero, diciamo, varietale, la cooperativa sociale Terra di Resilienza hanno un senso e trovano un senso proprio in questo regime di contesto. Quella capacità di essere produzione non di un prodotto, ma produzione di un processo culturale molto più ampio. E così nel 2017 siamo riusciti ad aprire il nostro mulino, un mulino finanziato per metà dalla Chiesa Valdese, per metà ci siamo fatti mutuo in banca, e l'esperienza e la concretezza poi del diventare mugnai, del riconoscere le granelle, del validarle, del capire come queste farine poi possono essere utilizzate. Diciamo che c'è dentro un mondo, noi abbiamo 4 anni di esperienza di mulino, ma non vogliamo fare performance, cioè vogliamo stare alla dimensione dell'interpretazione, cioè quella capacità di interpretare tutte le cose, no? Dalla semina fino all'impasto, per tenerle insieme come un processo culturale, ribadisco questo concetto. E così ci siamo ispirati, avendo fatto questo lavoro di recupero con la Biblioteca del Grano di queste varietà, ci siamo ispirati ai Monti Frumentari. Vedete, sempre in questa slide c'è il logo del Monte Frumentario, del nostro Monte Frumentario, già che il mulino l'abbiamo chiamato proprio mulino a pietra Monte Frumentario. Ci siamo ispirati ai Monti Frumentari per affidare il seme ai compari. In buona sostanza, nell'Appennino Calabro-Lucano è difficilissimo trovare dei terreni in fitto, cioè ricevere il contratto di fitto su un terreno e o averli di proprietà. Per risolvere questa cosa abbiamo iniziato a affidare quindi tutto questo lavoro che abbiamo fatto con la biblioteca a dei compari, cioè coloro con i quali condividiamo un percorso di natura etica, valoriale, dove la relazione interpersonale è fondamentale, cioè diciamo la parte economica è solo una parte del processo, non è la finalità. Quindi abbiamo iniziato a affidare i semi ai compari nella logica del Monte Frumentario. Il compare quindi si prende questo seme in affido, lo coltiva secondo un determinato criterio, partendo da valutazioni ambientali, da connotazioni culturali, storiche di quel contesto specifico dove viene coltivato il grano. E poi alla fine il contadino, quando raccoglie, il compare quando raccoglie il grano, ce lo restituisce quello che gli abbiamo affidato, e poi noi gli ricompriamo come mulino una parte della sua produzione, non tutta la parte, perché in questo, per esempio, c'è un'altra nostra volontà, quella che chi coltiva il grano deve mangiare il pane del suo grano. La prima filiera deve essere con se stessi, questa deve essere una presa di posizione, di forza, perché se non impariamo a riconoscere il cibo, significa che il processo, quello dell'esistenza in un luogo, che è un processo culturale di comunità, non si può attivare in nessun modo. La condivisione del cibo, questo è, non solo della materia, ma la condivisione proprio del valore che c'è dietro al cibo. E così il Monte Frumentario, diciamo, che raggruppa adesso 3 province, Benevento, Avellino e Salerno, con 26 compari, siamo riusciti a tenere insieme un centinaio di ettari e a coltivare 14 tipi di granelle diverse. Chiudo, sperando di essere restato nel mio tempo a disposizione, dicendo solo che l'idea è quella che si possano replicare momenti come i nostri, che non sono momenti di arrivo, perché nessuno si sente arrivato, però sono momenti dove si sente e si respira che possiamo lavorare sul nostro senza guardarci l'ombelico per decantarci chissà quale campanile, ma sul nostro per attribuire valore e un senso all'umanità nella logica della diversità culturale, della differenziazione culturale. E il cibo è il primo strumento per tenere in piedi quello che è il più grande patrimonio dell'osso italiano, dell'Appennino italiano.
la diversità che nel cibo si esprime tutta. Grazie. Grazie, grazie Antonio. E siamo passati dal Rif al Cilento. Raccontiamo di Mediterraneo, forse la prima e più grande, più antica delle comunità che dovremmo provare a farvi vivere. Dobbiamo appunto provare con delle connessioni forti, interconnessioni sempre più larghe e diffuse. E questo un po' dovrebbe essere anche uno degli obiettivi principali di questa rete di Slow Grains che stiamo provando a costruire. La comunicazione di servizio è che chiunque voglia fare delle domande a questo punto può scriverle in chat. Subito dopo l'intervento di Francesco Sottile, insomma, proveremo anche a dare delle risposte. Ora la parola a Francesco Sottile, professore dell'Università di Palermo e membro del Comitato Esecutivo Nazionale di Slow Food Italia. A lui chiediamo cosa ne pensa di questo dinamismo e dell'entusiasmo che si è generato intorno alle comunità che stanno lavorando su queste filiere. E chiediamo ancora, quali prospettive, secondo te, potrà avere la rete internazionale di Slow Grain? A te, Francesco. Grazie Mimmo, grazie a tutti per questo pomeriggio così ricco di emozioni, di informazioni, di conoscenze, di condivisione. 30 anni di attività di Slow Food in più di 150 paesi nel mondo con centinaia di comunità rurali ci restituisce un quadro davvero significativo di tutto ciò che ruota intorno ai grani, intorno ai frumenti, ai cereali. Frumenti di qualsiasi origine genetica, di ogni tipo, di ogni provenienza, trasportato da una parte all'altra del pianeta senza mai perdere la propria identità e restituendo invece identità ad ogni area in cui si sono legati alle tradizioni locali e alla vita delle singole comunità. E il senso delle comunità è certamente il vero legame con l'agrobiodiversità, la comunità che Antonio ci ha raccontato attraverso i compari che insieme hanno costruito comunità. Il ruolo dei frumenti per una vera resilienza è straordinariamente significativo e oggi sempre più riconosciuto. Il legame con le tradizioni, con le trasformazioni, con i derivati, con le lievitazioni, anche con quella biodiversità nascosta che sta dietro alle paste madri, alle lievitazioni e a tutte le tradizioni locali. Tutto questo si racchiude sempre in una condivisione su temi che uniscono sempre, mai allontanano. In questo caso la visione di rete di Slow Food a cui tu, Mimmo, hai fatto spesso riferimento è, a mio modo di vedere, fondamentale perché crea connessioni e costruisce sostanzialmente dei ponti su cui fare transitare queste esperienze, queste conoscenze, le aspirazioni delle comunità da secoli impegnati su questi temi e di coloro i quali vogliono ancora di più impegnarsi nella conservazione di principi anche agronomici, culturali importanti per noi oggi e per le future generazioni. Suad ci ha fatto vedere delle immagini straordinarie che dimostrano come l'agroecologia sia oggi l'unica strada per rafforzare la relazione tra comunità e territorio nel rispetto delle risorse naturali e del pianeta. E il grano è da sempre un elemento che sta alla base della cultura agronomica di moltissime parti del mondo. Pensare di mettere tutti intorno ad una rete serve oggi certamente a dare alle comunità e a tutti i produttori una piattaforma di condivisioni e di scambio relazionale di cui oggi sentiamo forte il bisogno. Lo abbiamo vissuto in Italia negli ultimi anni, grazie anche all'evento di Semenzia, per diversi anni ha saputo mettere in rete bene le comunità e credo che dal punto di vista internazionale possa essere un bel passo, un passo importante, un passo di cui oggi si sente l'esigenza. Andrew ci ha parlato di community not commodity. Le pressioni del modello agricolo industriale sono troppe e troppo forti. I frumenti passano da una parte all'altra del mondo
ormai visti molto spesso come commodity del food, senza più legami con i territori e perdendo il legame con i produttori. Abbiamo la necessità di tenere forte questi legami con i produttori, questo legame con i territori, e la rete certamente un sistema affinché i piccoli agricoltori recuperino forza ed energia condividendo tra loro. Non solo memoria per emozionarci, ha detto Antonio, ma anche memoria che dia impulso per mettersi in gioco, ed è proprio così. La memoria è importante per trasferirla alle future generazioni, ma è importante anche per darci degli stimoli, e qui la sfida di una rete internazionale è proprio lo stimolo, per dare spazio di incontro a moltitudini di produttori, di mugnai, di trasformatori, di famiglie, di appassionati che ancora oggi sono impegnati nella conservazione di queste tradizioni. Abbiamo sentito anche da Giuseppe Marotta, tutto questo quando è accompagnato dall'esperienza scientifica di istituzioni accademiche di ricerca che si impegnano nel campo dei grani tradizionali, della loro conservazione, della loro caratterizzazione, tutto questo assume anche un significato ancora più forte, perché c'è ancora più alleanza nel raggiungere determinati risultati. Quindi la mia opinione è che questa rete può andare molto lontano, che questa rete è una rete che certamente nel tenere insieme, può andare lontano nel tenere insieme comunità e quindi essere uno stimolo importante affinché questo tema cresca, si sviluppi sempre nel pieno stile di Slow Food e secondo i principi del buono, pulito e giusto e delle basi agroecologiche che oggi devono essere fondamenta per la nostra attività nei campi e nelle comunità rurali. Grazie Mimmo. Okay. Grazie Francesco per questo tuo intervento. E purtroppo siamo già abbastanza fuori tempo massimo, però insomma proverei a fare una domanda a Andrew, se è possibile. Insomma, abbiamo letto tramite internet chiaramente di questa attività di Colorado Grain Chain, soprattutto da un punto di vista, diciamo, della formazione rivolta alla conoscenza del grano, alla produzione, anche alla conoscenza alimentare. Per esempio anche ci piacerebbe ascoltare un po' come state organizzando anche l'aspetto gastronomico legato al grano. Ho letto di una Mona Esposito, the Grain Lady. Ecco, se ci dai così un racconto a volo di questo, prego. My pleasure. So one of the things that has been happening is more of a focus on whole grain as opposed to sifted flour, white flour, because of the greater nutritional value. So alongside the proliferation of stone mills is the greater use of the full grain rather than just the part of the grain that provides for white flour. The roller mill technology of the Industrial Revolution did a lot of damage, I would say, to the attention and value paid to the full grain. So that's one thing. We also see a lot of artisans cropping up everywhere around the country, artisans who are focused on pasta, on pizza, on bread, and bakeries that are developing that distinction in their how they brand themselves, it attracts a lot of customers. I think that it's still very rarefied in the sense that the appeal is primarily at this stage to people who are more educated, more affluent. But the hope is that with continued development, the economies of scale will improve and more people will demand fresh whole grain, as opposed to whole grains that are sitting on the shelf for a long time
There's a difference, as we all know, in terms of the nutritional value. I don't know if that answers your question, but a lot of new artisans have arrived in the grain space in the United States. Grazie Andrew. Colgo l'occasione anche per ringraziare i diversi, tanti insomma panificatori, anche qualche pizzaiolo insomma che stasera sono qui con noi, in quanto sono appunto anche direttamente interessati allo sviluppo di queste di questi grani di qualità. Pertanto ecco un'occasione in più anche per avere nuove alleanze e creare appunto una rete che possa in qualche modo inglobare tutto, diciamo, il buono, pulito e giusto per tutti. Penso che ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci sono anche altre domande che risponderemo per iscritto, magari via mail. Pertanto, ecco, io ringrazio tutti i relatori, ritengo appunto che abbiamo messo un altro importante tassello per la formazione di questa rete internazionale di Slow Grain. Nelle prossime settimane continueremo a parlare ancora di queste cose in un forum riservato agli attori delle filiere dei grani tradizionali di tutto il mondo. Appunto, vi terremo informati anche su questo nostro secondo appuntamento. Io penso che anche con questo oggi, insomma, abbiamo messo un tassello in più di una bella storia che Slow Food vuole sicuramente portare avanti. Pertanto ringrazio tutti, i relatori, il pubblico, tutto lo staff che ha consentito lo svolgimento di questo forum. Grazie a tutti e a presto. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.